Salve a tutti dal Papi e da casa del Papi. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato una foto dove c'era Totino con la nonna. Hai visto? Totino sta sempre vicino a te. Sì. Perché la nonna sta a casa del Papi per qualche giorno. Si è fatta la festa della Madonna qui, è stata qui tutta la festa. E poi Totino, sempre col pupazzetto, io intanto mi tocca tiraglielo perché così almeno lo impegniamo. La nonna doveva dire una cosa. Primo che si è motorizzata, a 88 anni ha preso quasi la patente, gli hanno regalato il carrellino, vedi? Ecco. Come vai col carrellino, mo? Ma bene, bene. Bene, perché vai meglio? Perché stai più dritta per Più dritta per strada. strada. E l'altro giorno l'hanno ripresa praticamente a 15 km di distanza di casa perché se n'era andata da una parte lunga e non si fermava più, eh. Quello gli ha detto, signora, deve tornare indietro. E quello gli ha detto, vattene via, state zitto che ti metto sotto, quindi. E la nonna col carrellino va. Però c'è un altro problema. L'altro giorno è successa invece una cosa bella, molto bella. Alla posta. Lei è arrivata col carrellino, che è successo? Diglielo un po'. Una signora mi ha detto, dice, ho preso il numero, ha detto no, lei può pagare. E dico come? Dico, sì, perché lei ha la preferenza perché ha il La carrello. precedenza perché c'è il morcarello, Sì. vedi? Vedi che senza carrello. Ma se uno lo sapeva, se lo comprava prima sto carrello, no? Io l'altro giorno ho fatto la fila 300 persone alla Mamma posta, se lo mia. sapevo mi prestava il carrello, mi facevano Oh, mettere fuori. era pieno di Ti gente. hanno fatto subito passare Subito, avanti. subito. Bravi, guarda che brave persone, bravi veramente. Si fa così quando si vedono le persone, specialmente col carrello, che sono motorizzate, perché questa vi mette sotto, voi non lo sapete, non frena, eh? No. Perché c'ha pure i freni, hai visto che c'ha il Sì. freno? Ah, bellissimo! Ah, e poi c'ha pure la parte che ci si può mettere La seduti. borsa, la biancheria, la La spesa. spesa, però te puoi mettere pure seduta se te stanchi. Quindi dopo che ha fatto 15-16 km si può pure riposare un pochettino, perché questo era il problema grande della nonna che non poteva uscire di casa perché faceva male un po' una gamba e il carrellino è stato utile. Poi alla posta è andata bene e poi dobbiamo fare una richiesta a tutti. Ci serve una persona che ci fa le pulizie alla nonna. Sì, ma Chi ci viene a casa della nonna? Perché ultimamente è venuta una persona che però non andava bene. non l'ha contento, No, non andava non bene, mi che ha ha fatto? Non accontentato. ti ha accontentato perché si è sbrigata, vero? E non si deve sbrigare. E quindi bisogna cercare una persona a latina che per una volta ogni, che ne so, ogni 15, quante volte? Ogni mese, una volta al mese, 2 o 3 ore, possa fare le pulizie a casa della nonna, che sarebbe poi la mamma del papi. Ma la deve accontentare perché sennò questa si arrabbia, vi mette sotto il carrello pure dentro casa. State attenti perché devono fare le cose fatte bene, non si devono sbrigare. L'ultima che è venuta ha detto si è sbrigata, ma l'ha detto 5.000 volte, non ha fatto niente, si è presa tutti i soldi e non ha fatto niente, e non deve essere una cosa giusta così. Allora cerchiamo una persona anche per fare le pulizie a casa della mamma, che si trova, della mamma del papi che si trova a Latina, e Latina è provincia di Latina, quindi c'è nessuna provincia, stiamo qui vicino a noi, siamo quasi tutti quanti vicini. A posto? Sì, Abbiamo detto tutto? tutto, Tutto tutto. quanto, allora, abbiamo raccontato la storia del carrello, abbiamo raccontato la storia della posta, abbiamo raccontato la storia che ci serve una ragazza che ci viene a fare le pulizie a casa della mamma. Basta, questa è la permanenza della nonna a casa del papi. Saluto a tutti. A Buonasera a chi? A tutti quanti. tutti quanti però, senza esclusione nessuna. Ma lo sai che tanta gente che ci segue, c'ha pure il cagnolino come a Toto. È bello il cagnolino come a Sì, Toto, hai sì, visto? sì, sì. Sempre attaccata alla nonna, non si stacca un attimo. Gli Mai. ha tirato la pallina 5, gli dice un braccio più lungo e uno più corto alla nonna, da 2 giorni che sta qui dentro. Buona serata, nonna, risaluta a tutti, Ciao, ciao! ciao, ciao, ciao. Mi raccomando, fate i bravi, specialmente quando vedete la nonna col carrello in giro per Latina.